sbilanciata e la conclusione vincente di Krizan. Valencia, Anderlecht, abbiamo già detto della sconfitta del Valencia, vediamo come si è determinata. Il primo gol è questa punizione battuta da Verkauteren, sulla quale sembra intervenire Vandenberg, ma in realtà non tocca la palla, che così inganna il portiere Manzaneto, ed è il gol del vantaggio dopo solo 3 minuti. Tentativi poi di riuscire a raggiungere la parità da parte del Valencia, che è ultimo nel campionato spagnolo. Abbiamo visto una conclusione volante di Kempes, non fortunato nella circostanza, ma dicevo, tutta la squadra del Valencia risente di una situazione poco felice. Qui Kempes va meglio come conclusione, ma parte in fuorigioco, quindi il gol è annullato. Il pareggio comunque viene al 42esimo minuto, intanto ci vediamo ancora un'occasione offensiva della formazione dell'Anderlecht, della formazione belga, che sfiora la traversa di Manzaneto. Dicevo, il gol del pareggio viene comunque con un gran tiro da lontano di Stolzona al 42esimo minuto del primo tempo. Saura sulla destra avvia l'azione, c'è un tentativo di far piovere il pallone al centro dell'area, una respinta poi del pallone, si impossessa Stolzona, gran tiro al volo ed è il gol del pareggio, 1-1. Rivediamo questo gran gol di Stolzona. Al 9° minuto della ripresa, però, mentre vediamo ancora azioni del primo tempo con l'attacco ancora della formazione del Valencia, che spreca 2 volte l'occasione di poter realizzare, prima con Kempes e poi con Saura, dicevo, al 9° minuto della ripresa viene il gol decisivo ed è Kök, il gran tiratore di sinistro della formazione, che riesce a realizzare con questo splendido gol, uno dei suoi classici sinistri che sfoggia spesso anche nella nazionale belga di cui fa parte. 2-1 per l'Anderlecht in Valencia. E qui invece in